Ci occupiamo ora del disegno delle proiezioni ortogonali di un cilindro poggiato sul piano orizzontale con una delle sue basi. Siamo dunque in una situazione del genere, il cilindro poggia con una base sul piano orizzontale. E cosa vedremo in queste proiezioni ortogonali? Allora, sul piano orizzontale vedremo semplicemente un cerchio che è la base del cilindro. Sul piano verticale la proiezione del cilindro si ridurrà ad essere un rettangolo e così anche la proiezione del cilindro sul piano laterale sarà in effetti un rettangolo. E allora supponiamo che la dimensione del cilindro, la base, sia di 5 cm di diametro e l'altezza 7 cm. La distanza dal piano verticale e dal piano laterale può essere arbitraria, può essere scelta a piacere. E allora procediamo con questo disegno. Come al solito disegneremo la linea di terra. E la linea d'essa perpendicolare. La linea di terra comprende l'asse X e l'asse Y. In realtà abbiamo Y, Y' e l'asse Z, l'origine O degli assi. E allora abbiamo detto posizioniamo a piacere la base del cilindro. E allora se vogliamo disegnare la base sul piano orizzontale dobbiamo essere a una distanza dalla linea di terra di almeno 2 cm e mezzo, cioè pari al raggio, ma un po' di più, anche 4 cm, 4-5 cm. Ci possiamo porre più o meno a questa distanza. E dobbiamo individuare una misura di 2 cm e mezzo che è il raggio della base. Possiamo ricorrere direttamente alla mina più morbida per disegnare la circonferenza che è la base del cilindro. Ecco, ricordiamo penna rossa, matita dura. Penna nera, matita morbida, per esempio 2H e HB, oppure possiamo scegliere 4H e 2H. E allora disegniamo il diametro verticale. Noi abbiamo già disegnato dunque la proiezione del cilindro sul piano orizzontale. Ricordiamo che noi abbiamo il piano orizzontale, il piano verticale e il piano laterale. L'altezza del cilindro abbiamo detto è 7 cm, allora stacchiamo 7 cm sull'asse Z, più o meno siamo qui, e disegniamo dunque questa linea orizzontale che ci individua l'altezza del nostro cilindro. Questo è il diametro, possiamo chiamarlo AB. Proiettiamo su gli estremi di questo diametro. Questo è il centro O del cilindro, che coincide il centro della base inferiore, coinciderà con il centro della base superiore che possiamo chiamare O'. E allora abbiamo già disegnato in effetti la proiezione del cilindro sul piano verticale, possiamo calcarla. Questa linea rappresenta anche l'asse del cilindro. Possiamo calcarla ma disegnandola a tratto e punto. Passiamo ora al disegno della proiezione del cilindro sul piano laterale. E allora cominceremo a proiettare gli estremi del diametro verticale, chiamiamoli C e D, della base inferiore, sull'asse verticale Y, in questo modo.
proiettiamo anche questo diametro e questo estremo C. A questo punto con il compasso centriamo il punto O. E congiungiamo questi punti sull'asse Y con l'asse Y'. E allora proiettiamo su questi punti. E abbiamo ottenuto questo rettangolo che non è altro che la proiezione del cilindro sul piano laterale. E possiamo calcarne i contorni. L'asse del cilindro va disegnato tra due punti. Creiamo un effetto di rotondità disegnando delle linee verticali più fitte verso i bordi della figura del cilindro e più rade verso il centro. Vediamo. Ecco, abbiamo disegnato le proiezioni ortogonali di un cilindro poggiato con una base sul piano orizzontale, così. Bene, ci possiamo fermare qui e dunque buon lavoro.